Ciao a tutte e a tutti. Allora, sono qui sul mio letto. Oggi è il giorno di Pasquetta. Io sono da pochissimo rientrata da una giornata di scampagnata con i parenti e siamo andati via abbastanza presto, temendo il traffico, e nonostante l'orario comunque buono che abbiamo scelto, traffico ce n'era, quindi il rientro l'abbiamo beccato tutto. Allora, sono appena tornata a casa, devo dire abbastanza infreddolita perché le temperature con questa pioggia si sono abbassate. Tra l'altro è previsto anche per domani e dopodomani temporali, quindi tempo veramente brutto. Comunque, il mio più grande desiderio appena sono tornata a casa è stato quello di mettermi comoda, quindi ho messo un pantalone della tuta e di mettermi una felpa calda, perché avevo un maglioncino mistolana che ho lasciato sotto anche con un cardigan sopra. Però ho sentito freddo ugualmente, quindi proprio il desiderio di cose calde. Allora mi sono preparato una tisana a base di perico, che c'è dentro biancospino, si chiama cuore questa tisana ed è caldissima in questo momento, quindi aspettiamo che si finisca di preparare, cioè l'infuso dentro. E poi mi sono messa qui sul mio letto, circondata dalle cose che amo e da quello che desidero fare in questo periodo. E in particolare questo periodo, per chi me l'ha chiesto, e sto facendo questi due corsi di studi, quindi quello di meditazione mindfulness e quello, il master in accademia a Milano, per il conseguimento del titolo di coach. E sto studiando parecchio, questo è il libro che mi sono fatta stampare dalla tipografia con tutti quanti gli appunti per il coaching e praticamente sto studiando sul libro, sottolineando alcune cose in particolare, rispondendo ad alcuni punti particolari, riflessioni, domande. A me piace molto corredare i miei appunti con tutto quello che è il pensiero anche personale, le riflessioni, tutto ciò che poi studiandolo di nuovo mi porti a rifare un po' il punto della situazione, a ricostruire, no? Tutto quanto l'argomento. Vedete pure qui addirittura dei post-it con delle risposte precise. Mi piace studiare in questa maniera, ecco qua. Questo è proprio il mio modo di interiorizzare le cose, di fissare alla memoria le cose. Questo argomento che sto studiando è l'argomento dell'assertività e dell'autostima, molto molto importante. Risolvere i nodi del passato. Come liberare i nostri talenti lavorando sulle quattro sensazioni primordiali. Queste robe qua mi piacciono da morire. Poi, niente, mi circondo anche di libri perché mi succede mentre studio di avere bisogno di pause e quando faccio pause molte volte ho bisogno di andarmi a ripescare altre cose, quindi vado a ripescare magari cose che ho letto e sottolineato in precedenza, e poi mi viene in mente un articolo da scrivere, quindi magari apro Facebook e metto un articolo sulla pagina, vedete, io poi sottolineo cose, sono un po'. Mi riallaccio a tanti argomenti, a tante cose che ho studiato magari giorni prima o settimane prima. Questa è una cosa che io ho sin da piccola, perché praticamente se voi andate a leggere le mie pagelle delle scuole elementari addirittura, io me le sono rilette poco tempo fa perché ho messo a posto un cassetto dei ricordi pieno di zeppo di queste cose, ho trovato tutte quante le mie pagelle. E allora per curiosità, siccome stavo studiando il libro sull'Ikigai, per andare a vedere quali erano questi talenti che emergevano sin da piccoli, mi sono andata a leggere le pagelle e c'era in particolare una valutazione della mia maestra, che era bravissima, che diceva sostanzialmente che l'alunna aveva una grande capacità di raccontare, no? Di rielaborare, diciamo, delle storie studiate, ricostruzioni storiche, eccetera, allacciandosi sovente a esperienze già vissute. Ci ho sempre avuto questa capacità di andare a ripescare cose che avevo già fatto mie come esperienze per dare colore a quello che raccontavo, quindi l'abilità dello storytelling c'era già. Va bene, adesso voglio leggervi invece un articolo molto bello che parla proprio di assertività, proprio perché la sto studiando. Ho beccato, a proposito di ricollegare qua e là, ho beccato un articolo molto interessante su una rivista. Voi sapete che io non spendo in genere soldi in riviste. Una volta compravo la rivista To Style, che era la rivista di moda, di abbigliamento, outfit e cavoli vari. Per un lunghissimo periodo l'ho comprato ogni mese. Adesso sono mesi che non l'acquisto, non me ne fregavo con niente. Invece ho comprato un paio di riviste che insomma, dedicate allo yoga e alla meditazione. E
sono andata a leggermi un po' di cose, vabbè, a parte tutte le stupende, meravigliose posture che io non riuscivo mai a fare, dovrei fare un corso di yoga adatto. Ci sono diverse pubblicità di luoghi, di ritiri particolari, in luoghi particolari, vacanze all'oasi del cuore, tutte in gruppo. Ci sono delle esperienze che sinceramente devo approfondire, perché mi piacerebbe regalarmi una vacanza da sola. Mi piacerebbe regalarmi una vacanza da sola in uno di questi luoghi dove si fanno questi ritiri di 2 giorni, 4 giorni, una settimana, tutti in gruppo, tutta gente chiaramente che principianti o che già hanno esperienza di yoga e di cose simili. Molto bello, mi sembra interessante. Adesso vado a ripescarvi un articolo. Allora, Allora, l'ho trovato. Assertività. Allora, si parla molto di comportamento assertivo e tutti più o meno ormai sanno cosa significa. Comunque, diciamo che l'assertività è il luogo di mezzo, è la terra di pace, la tregua, no? Tra quello che è la passività e quello che può essere l'aggressività, cioè trovare una modalità che non sia né troppo passiva né aggressiva, ma che sia una modalità comunicativa in grado un po' di metter pace, no? E di manifestare quelli che sono i propri bisogni in un modo corretto, senza prevaricare gli altri e senza tuttavia permettere che gli altri impongano, diciamo, quello che è la loro volontà su di noi, no? Quindi è proprio una modalità di linguaggio e di confronto molto molto adulta, molto in grado di stoppare gli abusi, molto in grado di rimanere fedeli a se stessi. Senza tuttavia screditare l'altro, ma magari facendogli notare in maniera proprio semplice e candida la modalità errata con cui può essersi rivolta a noi in una certa maniera. Molto bella come cosa. Allora, io di assertività ho sentito parlare per anni, quando ancora forse non se ne parlava poi così tanto, proprio perché nell'ambito dell'analisi transazionale che ho scoperto da giovanissima. Si parlava anche di genitore, adulto e bambino, no? Cioè di quelle parti di noi che si esprimono a seconda del momento e che se decodificate riescono a farti vivere una vita veramente appagante e degna di essere vissuta. Quindi dare lo spazio a tutte queste parti e bilanciarle soprattutto. Il comportamento assertivo ha molto a che vedere anche con queste cose, perché come ho detto prima è una modalità proprio adulta di stare in questo mondo, di rivolgersi agli altri, di manifestare i propri bisogni e di metacomunicare con le persone quando è il momento che magari stanno esagerando su qualcosa, no? Esprimere proprio le proprie idee, i propri desideri e anche i non desideri in maniera franca e diretta, senza prevaricare e senza lasciarsi prevaricare. Qui dice infatti assertività è il termine che identifica la capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e opinioni senza offendere né aggredire l'interlocutore. Quindi è un'abilità. La cosa fighissima è che è un'abilità che si può acquisire. Quindi non è qualcosa con cui nasciamo in modo naturale, a meno che non abbiamo avuto una mega fortuna di avere magari, non lo so, una famiglia che ci ha potenziati dal punto di vista proprio dell'autostima, del carattere, che ci ha saputo esprimere amore, che ci ha lasciati anche liberi di manifestare quelli che sono i nostri sentimenti, le nostre cose. Grande rarità questa, perché comunque tutti noi da bambini, ma tutti noi genitori con i nostri bambini, alla fine siamo anche un po' condizionanti, no? Sì, dare l'educazione va bene, ma molte volte magari non accorgendocene infarciamo i nostri figli di un senso di vergogna, di un non lo so, di un modo di sentirsi sbagliati sotto alcuni aspetti, per paura di far brutta figura a noi o perché a nostra volta siamo stati cresciuti così. Come direbbe Louis Hay, siamo tutti vittime di vittime, no? Perché abbiamo ricevuto educazione da genitori che a loro volta hanno avuto delle ferite a livello narcisistico, ma anche ferite proprio psicologiche da abuso, un trauma da abuso psichico, no? Può succedere. Quindi l'assertività si impara quando si capisce qual è il comportamento assertivo. Una volta che si capisce qual è la modalità, è come avere in mano una chiave per poter aprire le serrature che noi desideriamo aprire. Quindi percepire quando un altro sta abusando di te
o manipolandoti, percepire quando tu appunto rimani passivo dinanzi a un comportamento inadeguato nei tuoi confronti, percepire quando ti si sta scatenando una forma di rabbia perché hai subito un qualcosa che non volevi, ma percepire anche quando a tua volta diventi tu aggressivo e manipolativo verso gli altri e magari cerchi di aggiustare un pochino il tiro e di attivare una comunicazione con l'altro che sia più funzionale e più efficace per il raggiungimento di un certo scopo, no? E quindi potendola imparare è bene sapere di che cosa si tratta, insomma. Allora, l'assertività prevede un atteggiamento responsabile, libero da pregiudizi e critiche distruttive nei confronti di se stessi o degli altri. Io quando parlo di queste cose sento un buon sapore, non so voi, è una cosa proprio bella. Questo atteggiamento offre l'opportunità di avere relazioni appaganti, esprimere se stessi, i propri bisogni, desideri e pensieri con serenità e fiducia e permette all'altro di fare lo stesso. Quindi è veramente una forma di rispetto per se stessi e per gli altri. Significa esprimersi in modo tranquillo e appropriato, allo stesso tempo voler conoscere i sentimenti e i pensieri dell'altro per comprenderlo meglio. Inoltre, aumenta la tolleranza alla frustrazione quando ci rapportiamo con persone che hanno punti di vista inconciliabili con il nostro. Cioè, spesse volte succede che nel discutere con altre persone, soprattutto quando ci sono temi caldi, mi viene in mente, non so, la politica, la religione, temi fondanti a livello anche etico, come può essere l'aborto, come può essere il divorzio, come può essere, non so, la procreazione assistita, quelli che sono i temi caldi del momento che stanno scatenando le persone e dividendole anche, no? Spesse volte succede che la nostra capacità di tollerare un punto di vista diverso, sia molto molto bassa, quindi la discussione si fa accesa. Ci vuole veramente una grande adultità, una grande maturità per accettare un punto di vista completamente diverso dal nostro, perché c'è l'errata convinzione che quello che è il nostro punto di vista deve essere legge per tutti. Allora, se una persona è assertiva e ha imparato che ognuno ha un suo filtro per leggere i fatti della vita e per interpretare quella che è la propria personale scala di valori, difficilmente si arriverà ad un attrito così pesante da determinare una frustrazione che poi si trasforma in aggressività, in lite, in rottura, eccetera, eccetera, capito? Quindi, se sei assertivo, hai rispetto sì di te stesso, ma hai rispetto anche dell'altro, comprendi che l'altro non per forza deve avvicinarsi al tuo punto di vista o sposarlo addirittura, quindi la tua tolleranza verso la diversità dell'altro si alza. Perché mal che vada, se ti trovi di fronte a una persona incapace di fare confronto, te a un certo punto molli la presa, ma non la molli in modo passivo, sentendoti un sottone, sentendoti una vittima. Lo fai comprendendo che l'altro più di lì non può arrivare e che non vale la pena rovinare magari un rapporto che può essere di amicizia o di parentela, o comunque mettersi a discutere, ad abbassarsi di livello per un qualcosa che poi alla fine è una questione anche di opinioni, no? Quindi la frustrazione viene tollerata meglio e tu non senti il bisogno di rivendicare per forza quello che è una tua credenza. Un comportamento assertivo può infine facilitare lo stesso atteggiamento nell'interlocutore. Perché? Perché quando gli altri vi vedono così in controllo, raramente diventano offensivi, cioè si sentono anche un po' inadeguati, capito? Se tu ti metti a sbraitare contro una persona che mantiene la calma, alla fine ti senti un cretino, mi sbaglio? Io la vedo un po' così, no? È quello che dice pure qua. L'assertività è il punto mediano tra uno stile comunicativo passivo e uno aggressivo. Entrambi gli atteggiamenti sono anassertivi, cioè l'essere aggressivo e l'essere passivi vuol dire essere anassertivi, cioè non assertivi. E sono caratterizzati dalla paura di venire respinti o sottovalutati e sminuiti anche. È importante però sottolineare che gli stili comunicativi non si riferiscono a strutture di personalità precise, sono comportamenti e come tali possono essere appresi e modificati, seppure con impegno e non senza difficoltà. Cioè sta dicendo sostanzialmente che questo essere passivo o aggressivo non è un elemento
che rappresenta la tua personalità, è un comportamento che tu hai assunto in base ai tuoi vissuti, per cui lo puoi anche abbandonare come comportamento o lo puoi trasformare previo un grande lavoro su te stesso. I diversi modi di esprimersi. Lo stile comunicativo può differenziarsi in relazione a situazioni specifiche, quindi la stessa persona, pur avendo uno stile prevalente, può usarne diversi a seconda della situazione o dell'interlocutore. Quindi, se tu tendenzialmente sei una persona aggressiva, imparando l'assertività, puoi tu avere il controllo del tuo comportamento e lo puoi attivare, cioè puoi attivare il comportamento assertivo a comando a seconda di chi ti trovi davanti e della situazione che stai affrontando in quel momento. Una persona che utilizza lo stile passivo tende a reprimere i propri bisogni o desideri e a non esprimere le proprie opinioni, temendo di ferire l'interlocutore o di disattendere le sue aspettative. Così facendo, spera di evitare i conflitti e la possibilità di biasimo da parte dell'altro oppure una frattura nella relazione. Questi sono i passivi. A lungo termine, però, questo comportamento può comportare la compromissione della stima di sé e rabbia, rancore o frustrazione nei confronti dell'altro, perché dai e dai, come diciamo noi a Roma, quando a un certo punto tu ti reprimi sempre, vorresti dire la tua, vorresti difenderti, vorresti dire guarda, questo non mi sta bene, invece dici sempre di sì e sempre sei passivo e sempre abbassi la testa per paura che l'altro si offenda, che ti tratti male o che si allontani da te, arriva il giorno che ti girano le zebedea, ti sale una rabbia pazzesca e magari rispondi in modo completamente inadeguato a uno stimolo che magari non era uno stimolo da suscitare una risposta aggressiva del genere, capito? L'interlocutore può essersi confuso, può sentirsi confuso su ciò che la persona pensa o prova, come può sentirsi in colpa per aver prevaricato l'altro, perché poi ci state pure male. Lo stile aggressivo prevede che la persona, per raggiungere i propri obiettivi e ottenere la propria gratificazione, minimizza o disconosce il valore altrui. Questi sono gli aggressivi. La persona fatica a considerare punti di vista estranei ed ha la percezione di non essere mai in errore. I fallimenti vengono attribuiti all'esterno ed è incapace di distinguere le opinioni della realtà dalla realtà oggettiva, cioè pensa che quel che sente lui è legge, cioè siccome io sento che è così, la realtà è così, quindi gli altri non è possibile che provino una cosa diversa o che la leggano diversamente la storia e se così è, stanno sbagliando. Questo è l'aggressivo. L'aggressivo può avere la percezione di forza e controllo della situazione. Questa apparente capacità di comando abbassa i suoi livelli di ansia perché ottiene, senza grandi meriti, apprezzamenti dall'esterno ed è in grado di ottenere ciò che vuole. Però pensate quanto è prevaricatore, no? È facile però che si assista ad un progressivo isolamento sociale, ti credo, ma chi te vuole vicino? O in alternativa a rapporti interpersonali deludenti, caratterizzati da inimicizie, rancore, sudditanza psicologica. L'aggressivo, per sentire di avere sempre ragione, alla fine si circonda di gente passiva. Perché l'alternativa è rimanere da solo, cioè l'alternativa è l'isolamento, perché nel momento in cui poi diventi insopportabile, gli altri si allontanano o tu ti allontani da loro perché il conflitto ti crea ansia, gli dà fastidio, il non poter dominare la situazione o le persone ti dà fastidio. Quindi o ti isoli o sei isolato oppure ti circondi di gente che ti dice sempre di sì, ma diventa un rapporto frustrante che ti abbasserà pure i livelli d'ansia, ma io penso che a lungo andare ti abbassa anche il livello d'autostima. Al comportamento aggressivo è direttamente riferibile stanchezza e stress, poiché tale comportamento implica un costante monitoraggio delle azioni altrui e l'incessante lotta per imporre il proprio valore. Ma pensa che mazzo che si fanno queste persone. Lo stile manipolativo ha in sé aspetti di entrambi gli stili anassertivi, cioè il manipolatore invece, quindi quest'altra figura, può avere in sé sia una parte passiva sia una parte aggressiva e le alterna a seconda del momento, sempre per ottenere uno scopo soltanto, quello di essere compatito o comunque di far ritorno, di far tornare tutta la situazione a suo favore. Questo è il manipolatore. Le persone con questo stile di comportamento utilizzano una modalità di comunicazione e interazione interpersonale indiretta,
che gli permette di esprimere passivamente l'aggressività. Cioè, il manipolatore, io vi vorrei fare degli esempi, però non mi vengono adesso in mente su così. Però tende a fingersi vittima per in realtà scaricare questa frustrazione incolpando gli altri, capito? Non so se vi viene in mente qualcuno in particolare della vostra vita o qualche situazione in particolare, se vi risuona qualcosa. Il manipolatore, tende a suscitare la compassione altrui con una comunicazione, diciamo, sottoterra, piano piano, nello stesso tempo però lancia delle bordate che tu non percepisci come accuse dirette, quindi non ti puoi arrabbiare, ma percepisci il senso di colpa e il disagio che ti provocano. Ok? Alla fine quello che lui vuole ottenere è che gli altri siano piegati ai suoi voleri. Spesso si riscontra in soggetti con bassa autostima, poco espansivi, che nutrono forti emozioni di rabbia però non espressa. L'obiettivo comunicativo non è mai esplicitato o condiviso con l'altro, cioè raramente queste persone sono franche nell'esprimere quello che vogliono, ed è perseguito attraverso metodi come il sarcasmo o i discorsi allusivi. Loro alludono, perché se tu gli dici, ma mi stai dicendo che no, ma io non l'ho detto. Questa è la difesa, capito? Allusioni e sarcasmo. Ma stavo scherzando, non ti sei accorto che c'avevo il risolino? L'assertività è vincente anche dinanzi a queste persone. Uno stile di comunicazione assertivo è indubbiamente utile in ogni tipo di relazione, personale o di lavoro. Nelle relazioni di coppia, in particolare, è sicuramente utile impegnarsi per avere una comunicazione assertiva. Fermo restando che le persone si scelgono e restano insieme sulla base di meccanismi per lo più inconsci che sfuggono, per fortuna, al nostro controllo. È importante sottolineare che lavorare sulla comunicazione servirà a migliorare un rapporto che ha già in sé gli elementi di affettività e di passionalità che servono per essere innamorati. Io ho esperienza di questo tipo di lavoro. Senza grande fatica, alla fine, abbastanza spontaneo, proprio per limare le differenze di vedute, le differenze di carattere e legarsi meglio magari a persone che tendenzialmente hanno la visione tua, cioè la visione di cose importanti che possono essere, come ho detto prima, politiche, religiose, agli antipodi. Ma se c'è un amore di base, un innamoramento di base, una tenerezza. Se c'è una confidenza reciproca, un'intimità, proprio un desiderio di vivere bei momenti insieme in maniera spontanea e non costruita, basta veramente una lieve correzione del linguaggio, basta la metacomunicazione e le cose migliorano al 100%. La qualità dell'ascolto è probabilmente l'aspetto più importante e significativo. Dare all'altro l'attenzione che vorremmo ricevere noi, calandoci temporaneamente nei suoi panni, cosa molto difficile per molte persone, sospendendo per un po' il giudizio su ciò che sta dicendo e resistendo alla tentazione di dare consigli e proporre soluzioni in modo affrettato, è la via maestra da intraprendere. Cioè, nei rapporti, non necessariamente quando l'altra persona condivide con noi un disagio, esprime un suo problema, una sua sofferenza, non necessariamente dobbiamo essere risolutivi nei suoi confronti, cioè dare soluzioni, fornire vedute, bocciare il suo sentire, sminuirlo, trattarlo con superficialità, ma no, ma sbagli a sentirti così, ma io farei così, ma perché non fai così? Cioè, non è detto che l'altra persona abbia desiderio di sentire soluzioni al suo problema, spesse volte vuole semplicemente condividere la frustrazione che gli crea. Ma al solo scopo di ricaricarsi per affrontare con più energie quello che è la sua battaglia. E questo va compreso, perché non dobbiamo salvare nessuno. Le persone adulte si confrontano, magari chiedono anche un consiglio, ma in linea di massima non entrano, non si calano nel ruolo di salvatori, vittime o persecutori, capito? Lo scopo primario è cercare di capire, non trovare soluzioni, per quello eventualmente ci sarà tempo in seguito. Vi è poi la capacità di esprimere e condividere chiaramente quello che proviamo per rendere gli altri partecipi delle nostre sensazioni e stati d'animo. In questa capacità è compresa anche quella, per alcuni difficilissima, di dire no. Cioè, può succedere pure che nell'interloquire con l'altra persona, per quanto amata, ci possano essere delle richieste o dei coinvolgimenti,
di un certo tipo che noi non gradiamo, non desideriamo, a cui non desideriamo piegarci in qualche modo e con assertività, anche con amore direi, saper dire guarda, ti ringrazio, ma preferisco di no, oppure guarda, ti aiuterei volentieri, ma questa cosa mi crea disagio, non fa parte di me, no? Anche questo è molto molto importante. La negazione viene spesso erroneamente considerata come un blocco relazionale, mentre è indispensabile per dare un'immagine vera e affidabile di sé. Quale più bella persona di quella che ha la franchezza e il coraggio di dirti no, senza offendere, senza aggredire, senza farlo vittimizzandosi, semplicemente guarda, mi spiace, non posso, non me la sento, non te la prendere, ma è no. Ecco, questo. La capacità di negoziare e trovare un'intesa che non calpesti nessuno dei due è un'altra abilità fondamentale che spesso richiede pratica e tempo di applicazione per essere affinata. Per avere successo in questa aspettativa è indispensabile anzitutto chiarire con se stessi le proprie idee e i propri sentimenti ed esprimerli in modo appropriato. Non meno importante è saper manifestare apprezzamenti sul nostro partner e saper ricevere complimenti. Talvolta è sufficiente un semplice grazie per far capire che ci ha fatto piacere il fatto di essere apprezzati. Molti di noi tendono a non dire al partner le cose belle che pensano di lui, un po' per incapacità o alle volte perché risucchiati dalla quotidianità. Altri faticano ad accettare complimenti, spesso per senso di inadeguatezza. Le relazioni sono un'esperienza meravigliosamente complessa che merita di essere letta attraverso diverse lenti e con più di un modello. Gli stili di comunicazione non sono che un tassello e il lavoro sull'assertività non è che una delle possibili strade da intraprendere, ma che garantiscono grandi risultati in termini di benessere personale e di coppia. Oserei dire soprattutto personale, perché poi sì, le coppie va bene, ma in realtà poi questo stile comunicativo crea dei vantaggi enormi in tutte le situazioni della vita, da quelle familiari a quelle professionali, insomma, genitori-figli, rapporto genitori-figli. Questo qui è un bellissimo articolo scritto da Alec McKenzie di questa rivista Vivere lo Yoga di aprile-maggio. Ecco qua la copertina. Veramente ho trovato bella, bella, bella questa rivista e ho trovato oltremodo bello questo articolo. Allora, di assertività esistono tanti corsi, normalmente sono gli psicologi clinici che li organizzano, anche gli psicoterapeuti, non di rado anche i counselor. Credo sia tematica affrontabile anche dal coach, per cui vi prometto che non appena avrò finito il mio corso di studi e inizierò a fare dei lavori particolari che potranno essere magari dei corsi, dei mini corsi, dei seminari, giornate formative, tavole rotonde, vedremo insomma quello che riuscirò a organizzare, vi prometto che faremo anche un incontro tematico proprio su questo e faremo anche dei giochini di role playing, delle simulate con due persone che si parlano e cercheremo di capire quali sono gli stili, comunicativi e di cambiarli per farli diventare assertivi. Quindi questa cosa ve la prometto. Per il momento vi saluto, volevo farvi vedere in realtà una cosina che ho comprato, però non so se sono già 20, 28 minuti di girato. È veramente tanto. Volevo farvi vedere due o tre cosine che ho comprato in questo periodo. Una è una magliettina che ho preso da Upim. È una maglietta di puro cotone blu scuro e l'ho acquistata perché mi sono letteralmente innamorata della ruche qui sulla parte della spalla. Vedete? Questa è proprio chiaramente una maglia estiva. È cotone organico, molto bello, molto buono. È un blu scurissimo che appena visto mi sembrava nero. L'ho acquistata soprattutto perché costava solo 5,99 euro e perché sapevo di avere un buono che avevo accumulato punti nel tempo con la carta Upim. Avevo 2,35 euro di sconto, quindi alla fine questa maglia l'ho pagata 3,74 euro. È molto carina perché è abbastanza lunga da coprire il sedere dietro, quindi pensavo eventualmente quest'estate di poterla indossare con un jeans bianco o con un jeans in denim di quelli ultra slavati, chiarissimi, chiarissimi. Che avevo 3,70 euro. Ho preso una maglia, direi splendida. Poi a me il blu piace tantissimo, sta anche bene, devo dire. Quindi la magliettina ve la volevo far vedere. Poi da Tiger ho acquistato questo portacandeline carinissimo con il Buddha. Mi piace parecchio. Questa è la candelina che spesso accendo.
Era carino, c'erano due modelli, sia questo che uno identico, però stavano con la testina così. A me il collo corto non piace, quindi ho preso questo qui dritto, l'ho pagato 4 euro. Queste sono le cose che, diciamo, ho acquistato negli ultimi 2 mesi. Quando mi è capitato di vederle, le ho prese perché soprattutto il portacandelina era tanto che lo cercavo. Niente, ragazze, io adesso vi saluto e mi metto a leggere, a studiare, a fare qualcosa. E niente, pomeriggio pigiamoso, sono contenta così. Sono le 7:20, stasera non si cena perché ci siamo strafogati dallo zio con le bruschette, la carne alla brace, gli arrosticini. Poi mia madre ha portato la crostata, un'altra amica della mia parente ha portato una cheesecake, ha portato la pastiera, di tutto si è mangiato oggi, quindi stiamo più che a posto. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ci sentiamo presto presto. Ciao!